Ciao ragazzi, ciao a tutti. Mi è venuta l'idea di far vedere come si cuoce la bistecca alla fiorentina. Quindi qua abbiamo la bistecca alla fiorentina che ho comprato quest'estate ad agosto. Sono andato in un'azienda, visto che non uso YouTube per scopi pubblicitari non la nomino, però è un'azienda provincia di Arezzo, in Casentino. Allora, qui vedete come ho disposto la fiorentina, la vedete in mezzo alla... ho messo dello Scottex. Allora, questa chianina è una bistecca di chianina che ho comprato quest'estate, è stata messa sotto vuoto ad agosto e l'ho congelata, quindi considerate che surgelata, congelata è a meno 18. Allora, non l'altra sera, la sera prima da meno 18 l'ho messa in frigorifero e ieri praticamente l'ho messa fuori, cioè stanotte è stata fuori, si è scongelata completamente. Allora, vedete la carta perché serve per assorbire l'acqua dello scongelamento o comunque l'acqua che normalmente si ha anche quando comprate la bistecca. Quindi praticamente si presenterà in questo modo. Quindi, tolta la carta quindi, che ha assorbito, voi troverete una stazione di questo tipo. Ecco, se puoi riprendere più da vicino, ecco, perfetto. Allora, vedete l'osso, allora abbiamo l'osso, quindi la bistecca alla fiorentina di razza chianina. L'osso, per vedere la proporzione, sono tre dita, le mie tre dita sono a occhio un 5 cm siamo. E cosa potete vedere? Potete vedere il grasso intermuscolare e intramuscolare. Allora, ho detto alle mie lezioni l'importanza del grasso. Allora, il grasso tra i muscoli è questo grasso qua è grasso tra i muscoli, mentre all'interno dei muscoli abbiamo questo grasso qua, che è un grasso di marezzatura. Crea queste marezzature proprio come se fosse un marmo praticamente. E come mai vi dico questo? Abbiamo studiato il tessuto adiposo, ammorbidisce le fibre durante la cottura. E lo vedremo dopo. In questo modo, senza legno... che possono col grasso possono accendersi e quindi fare fiamma, quindi bella bella caldo appena cuoco le salsicce di maiale. Allora metto il timer, vi consiglio di usare il timer. Allora metto il timer, devo mettere 2 minuti. Allora normalmente la fiorentina a Firenze si cuoce, allora 5 cm di fiorentina corrispondono a 5 minuti da un lato e 5 minuti dall'altro e 2-3 minuti sull'osso. Io farò una cosa diversa, metterò subito sull'osso perché ho visto che mi si fredda. Vedete bene, si vede già la parte che ho cotto, questa parte diciamo sull'osso, qui c'era un pochino di carne, si è un pochino brustolita, quindi la parte sull'osso si è un pochino cotta. Allora teniamo un paio di minuti così. Ecco, ora la giro e andiamo 5 minuti da questa parte. Con i mestoli che mi servivano per tenere la carne in piedi, ma ci stava, quindi la aggiustavo un attimino. Però ecco, un errore che si fa è cercare, la cuocio un pochino, poi la rigiro, poi la rigiro. Ecco, la carne la dovete lasciare fare. Ecco, possiamo girare, sono passati 6 minuti, andiamo. Ecco, vedete com'è bella, bella croccante. Qua. Quindi si fa in altri, da 6 dobbiamo arrivare fino in altri 5 minuti. Bella croccante, perfetta, non ha cacciato grasso. Ecco, come si fa a vedere qua, i liquidi che ha cacciato sono stati questi, ma non sono tanti. Normalmente se la carne non è buona si riempie questo di grasso, no? Di liquidi. Più che grasso qui vedo liquidi, ma la carne si deve come sigillare, no? Infatti si è. Allora, qui è pronta, faccio il tocco finale. Allora, questo è il timo, una pianta mia, sono ce l'ho in vaso, quindi mettiamo il timo e poi un po' di pepe nero. Io ho pepe 4 stagioni che è bianco, rosso e nero, è tutto il pepe e un po' di sale, la salatura alla fine, quindi ovviamente sale alla fine. Poi tagliamo. Mettiamo ancora timo, che abbiamo prima tolto le fondelline, grazie Guglielmo, e poi siamo pronti, ho qui preparato il tagliere, passo avanti, metto sul tagliere, qua,
questo è l'effetto della fiorentina, deve essere cotta in questo modo. E grazie.